Un film che non nasce dal cinema, ma da un'esperienza poetica. Un film che ha provocato il più delirante successo della 22esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini. Il film di cui si parla in questa immagine è Accattone, quel che viene definito il più delirante successo alla Mostra di Venezia del 1961, non fu per niente tale, anzi, subì durissime contestazioni. Il film racconta l'Italia del sottoproletariato urbano. Speranza di migliorare la propria condizione? Nessuna. Unica via di uscita? La morte. Accattù, che c'è? Che te sei? Accattù. Ah, molto bene. Da Parigi. Accattone è il primo film di Pier Paolo Pasolini. Sono passati dall'uscita del film 58 anni. In questi anni in tanti ci sono misurati col tema e i personaggi del film. In questi giorni va in scena al Teatro Trastevere di Roma un'altra versione interessante di questo film di Pasolini. È quella di Enrico Maria Carraro Moda, un nome lunghissimo, che è qui insieme all'attore, uno dei protagonisti di questo messa in scena, che è Federico Balzarini. Inizio con te. Chi è Accattone? Allora, Accattone è un ragazzo di vita ed è circondato da, appunto, da altre persone come lui, da altri ragazzi, accompagnato in tutto il suo percorso. Lui si diverte a fare scommesse per sbarcare, diciamo, la giornata, per vivere, per sopravvivere, come un po' fanno tutti. Ma la cosa principale, diciamo, che per sopravvivere lui cosa fa? Il pappa. Il pappa, come anche altri nel film, li vediamo abbastanza definiti e poi definiti con le loro donne, con le loro protette. E quando gli viene a mancare, appunto, la sua protetta, per, diciamo, vicissitudini che riguardano anche il nostro Federico nello spettacolo, lui si ritrova, appunto, senza possibilità di mangiare, che è la cosa principale per Accattone, anzi per Vittorio. Poi Accattone è un soprannome. Esatto, perché lui si chiama Vittorio. Ed è importante, appunto, questo nome, perché nella figura che poi subentrerà nella sua vita durante il film, questa figura sottolineerà, appunto, il suo nome effettivo e non come vuole che Accattone si chiami. Lui vuole essere chiamato Accattone e il personaggio più importante della sua vita che subentrerà, che è Stella, lo chiamerà sempre Vittorio, per, appunto, a sottolineare questo fatto che lui, la differenza tra Stella e Accattone. Stella lo identifica come uomo, lui si identifica come pappa, come tutto quello che è diventato. Stella invece lo vede come uomo, è appunto questa la piccola salvezza che subirà Accattone poco prima di morire. Sono passati 58 anni, perché l'ha ripreso e l'ha riproposto? Beh, bisogna comunque lavorare rispetto a quello che c'è stato. Partiamo dal 61 e arriviamo fino ad oggi per vedere come è cambiato, cioè come può essere cambiato o come può non essere cambiato gli aspetti di una vita di un ragazzo che
poi si può identificare con me, con tutti noi. C'è innovazione, c'è attualità e tu, spettatore che vieni, ti ritrovi nel 61, perché noi stiamo nel 61, ma anche nel 2019, perché io ti devo portare anche in quello che viviamo oggi. È perché la modernità di Pasolini è sempre comunque viva e contemporanea, cioè è attuale. Perché? In che cosa è attuale? Che paradossalmente con i corsi e ricorsi storici che diceva Giambattista Vico, adesso siamo nell'eccesso, ma siamo talmente nell'eccesso di cose futili che andiamo a ricercare quelle cose che lo stesso Accattone andava a cercare, oppure... Tipo? Che cosa? Ma ecco, uno magari può vivere nel benessere, gonfiarsi, come faceva anche Accattone, di qualcosa, ma non ha soldi neanche per il pane, oppure abbiamo l'iPhone, abbiamo grandi tecnologie, vogliamo apparire come appariremo noi su YouTube, così, ma magari ci mancano dei valori che Accattone non riesce ad accorgersi di avere nei confronti di... È questo chiaro scuro pasoliniano che continua anche nei sentimenti, nell'essere forti e non voler mostrare una fragilità che è insita in ognuno di noi. Prima sentivo insondabile ed è vero, insomma. Che ruolo ricopri nello spettacolo? Io sono Federico Balzanini, che fa compare di Ciccio. Questo lo scoprirete venendo sempre a teatro. Questo perché l'iperrealismo di Pasolini fa sì che io vado in scena per come sono. Ma sentiamo cosa diceva Pasolini a proposito di Accattone e del suo esordio dietro la camera da presa. Iemolo, per esempio, dice che secondo lui questo è un film da proiettare in tutti i riformatori italiani, perché dà del male, del vizio, un'immagine così tragica, così angosciosa, che veramente toglie qualsiasi tentazione di fare quello che fa Cattone. La ragione di un film non è mai così dichiaratamente, esplicitamente didascalica. La ragione è più profonda, più complessa che questa, però tenevo conto anche di questo. È un lavoro bellissimo, è un lavoro molto bello, nuovo, divertente, faticoso, ma molto, molto piacevole tutto sommato. Così fra di me paragono il fare un film al lavoro che deve fare uno scultore nel fare particolare per particolare una statua, ed è un lavoro che, siccome oltre che intellettuale, estetico e anche fisico, l'insieme dà una specie di ebbrezza molto piacevole che nello scrivere non si ha. C'è una fortissima affinità, tutti e due sono un'espressione e sono soltanto gli strumenti diversi. Come sei intervenuto su questa storia e sui personaggi di Pasolini? Allora, diciamo che l'intervento più importante che ho fatto è appunto su tutti i personaggi, su tutti i ragazzi di vita del quale parlavamo prima, che vengono interpretati da soltanto un attore. E questo attore si ritroverà quindi spesso ad avere una forza dentro la vita di Vittorio, di Accattone, una forza molto importante, meno importante, soltanto una piccola parentesi, quindi come sono stati tutti i ragazzi che intervengono nella sua vita. C'è chi ha più forza, c'è il pappone, c'è chi gli dà spago, ci stanno vari interventi. Diciamo che il punto più importante del mio lavoro è appunto prendere questo attore, fargli interpretare tutti i ragazzi di vita e intervenire piano piano nella vita appunto di Vittorio Accattone. Questa è la cosa più importante. Tutti gli altri personaggi esistono come sono esistiti, quindi c'è Maddalena, c'è Stella, c'è Vittorio e c'è Balzarini. Che sfide hai dovuto affrontare misurandosi con intellettuale come Pasolini e con un film come Accattone?
che la drammaturgia e l'analisi che io sono andato a fare è solo ed esclusivamente mia e non ho voluto guardare nient'altro se non il film. Quindi quello che io ho fatto è un percorso solo ed esclusivamente mio e quindi è più facile ma anche più difficile, perché tu ti devi andare ad avere a che fare con qualcosa che non è mai stato fatto, a parte la sceneggiatura. Io devo andare a fare qualcosa di innovativo. Io non posso permettermi che tu, spettatore, mi perda l'interesse o dopo 5 minuti, dopo 10, dopo 15. Io devo starti, cioè devo farti stare sempre sul pezzo. Ricordiamo anche le altre interpreti del spettacolo. Allora, gli interpreti sono io. Quindi Enrico Caracalmo, tu fai parte anche. Lorenzo Girolami, che appunto si sobbarca il peso di tutti i ragazzi di vita, Simona Santamato, Chiara Meschini e Federico Balzarini, eccolo qua. Grazie per essere qui con noi e grazie per l'occasione che avete dato di riaprire una pagina importante del nostro paese, quello di Pierpaolo Pasolini. Off Call TV vi dà l'appuntamento alla prossima puntata.